Nel mio tempo libero passavo le giornate qua, sì, uscivo, facevo, però non mi sentivo molto bene. La mia vita è cambiata quando ho trovato questo percorso grazie a un assistente sociale e mi ha chiesto cosa mi piacerebbe fare. Io già da bambino vedevo in TV o anche in giro gente che faceva cocktail, queste cose qua e mi piaceva. Cambi anche come persona, cioè, ragioni di più, pensi più avanti. Dario, ho 20 anni e per un anno sono stato in IT, non facevo formazione, non lavoravo e non studiavo. Quando non cercavo lavoro e non studiavo, non avevo molto da fare e venivo qui in questo piazzale a passare il tempo con gli amici. Ho fatto fino alla prima media, avevo sempre problemi alla fine dell'anno e non sono potuto andare avanti. Dopo un po' di tempo ho deciso di fare 3 anni in 1. Le difficoltà arrivavano quando non mi aprivo, se c'era qualcosa che non capivo, non chiedevo e cercavo di arrangiarmi da solo. Durante la pandemia serviva un computer, un cellulare per collegarti e fare l'online test. Non avevo né computer né cellulare, non ho avuto il modo. Infatti mi sono presentato dopo il Covid per chiedere se potevo fare il test e mi hanno detto di no. E per questo ho deciso che a 20 anni dovevo essere formato e avere un lavoro e per questo ho deciso di fare la formazione. I miei amici cercavano di darmi supporto anche con la scuola, mi dicevano di continuare, sapevano che serve un diploma di terza media per lavorare. Anche per questo motivo ho cercato di andare molte volte a scuola. Nel mio tempo libero passavo le giornate qua, sì, uscivo, facevo, però non mi sentivo molto bene. La mia vita è cambiata quando ho trovato questo percorso grazie a un assistente sociale e mi ha chiesto cosa mi piacerebbe fare. Io già da bambino vedevo in TV o anche in giro gente che faceva cocktail, queste cose qua e mi piaceva. Il percorso consisteva di fare 2 settimane, insegnarci la formazione step per step dei drink, ci hanno insegnato a spillare la birra, ci hanno insegnato a con cosa abbinare la birra e poi è iniziato il periodo di stage. I ragazzi nella mia situazione erano sicuramente tanti e ora stiamo tutti lavorando, a volte usciamo. Cambi anche come persona, cioè ragioni di più. Pensi più avanti. Nel periodo che io non facevo niente, pensavo solo a passare la giornata. Avevo 18 anni, non avendo un diploma di terza media, non avendo lavoro, non sapevo come andare avanti. Per come ero, non avrei mai pensato di farcela. Ora ho una spinta e una motivazione in più. Qua ho passato moltissimo tempo. La sera mettevamo le sedie fuori, stavamo un po' fuori così. Eravamo molte persone con un legame molto grande, non ci vediamo più molto spesso, anche perché molti hanno trovato lavoro, ora il tempo passa, siamo tutti felici. Il messaggio che voglio dare è cercate sempre di fare le cose giuste, finite la scuola ragazzi perché la scuola serve e grazie alla scuola potete trovare anche lavoro. Ora vi faccio vedere dove lavoro. Lavoro al bar della piscina di Lampugnano da un mese e mezzo. Ho scelto lo stage nell'ambiente dei bar perché vorrei imparare molte cose nuove, vorrei aprire un locale qua a Milano, mi piace anche avere contatto col cliente. Per me lavorare significa prima di tutto essere disciplinato, avere impegni, sentirsi bene. Perché io mi sento bene lavorando, sento molto più anche in pace con me stesso, mi sento più responsabile. Non avere nulla da fare è stato molto brutto per me e mi sarebbe servito anche andare più a scuola, però sono felice della scelta che ho fatto, anche se so che potrebbe essere sbagliata. Sbagliata perché per molti lavori serve il diploma di terza media, queste cose qua, però magari in futuro mi piacerebbe riprendere gli studi. Paura di tornare ad essere un IT? No. Perché? Te lo dico subito, perché non so come mi sentivo, non mi vorrei più sentire così. Tra una decina d'anni mi vedo già col mio locale. Salute!